Buona settimana, ben ritrovati con Sport News 24 Summer Edition in apertura. Cominciamo con gli europei di calcio e la Spagna, la vincitrice della edizione in terra di Germania. La nazionale di Luis de la Fuente ha vinto al termine di una bella partita contro l'Inghilterra per 2-1. Dell'Europeo di calcio in Germania ha premiato la Spagna, vincente per 2-1 sull'Inghilterra, che rimarrà ancora eternamente incompiuta fra europei e mondiali. A Berlino la gara si decide nel secondo tempo, dopo che i primi 45 minuti non avevano offerto spunti interessanti. De la Fuente si affida ai talenti iberici Yamal e Tino Williams. Quest'ultimo è il firmatario della prima rete della finale al 12° della ripresa. L'Inghilterra di Southgate ci prova ad uscire dalla pressione al ritmo forsennato degli spagnoli, affidandosi in attacco a Kane e Bellingham. Poco prima della mezz'ora, Palmer, entrato in campo qualche minuto prima, firma l'1-1. Ci si potrebbe aspettare la coda dei supplementari e dei rigori. Era capitato 3 anni fa, quando vincemmo noi in casa inglese, ma il tutto si risolve a 4 minuti dalla fine, quando Orizabal firma la rete che decide definitivamente la finale europea. Spagnoli in delirio, inglesi scioccati e frustrati. Adesso ci sarà il tempo delle polemiche e Southgate ne pagherà le conseguenze dimettendosi fra qualche settimana. Si chiude un europeo tedesco che ha mostrato tanto bel gioco, anche qualche sorpresa. Amareggia l'uscita dell'Italia, ma anche dei padroni di casa organizzatori fra mondiali del 2006 e questa kermesse sono usciti presto e male. C'è un tempo per rifarsi, scacciare le ferite. Da settembre partono le qualificazioni mondiali, ma questa sarà tutta un'altra storia. E veniamo adesso alla Lega Pro Calcistica perché parte oggi la stagione 24-25 dell'Audace Cerignola, terza anno consecutivo in Lega Pro e si riparte da Trinità. Sta per terminare per l'Audace Cerignola, pronta a dare il via alla sua terza storica stagione nel professionismo. È stata fissata per il prossimo 15 luglio l'inizio ufficiale della stagione 24-25 in Lega Pro. Il ritiro inizierà dallo stadio Monterisi della città Ofantina, dove si raduneranno staff tecnico, società e giocatori fra new entry e riconferme in via di definizione, essendo il calciomercato attivo. Il ritrovo della squadra gialloblu sarà allo stadio Monterisi, dopodiché si passerà al comunale di Trinitapoli alle 16:45, dove la squadra sosterrà la prima parte di rifinitura fino al 19 luglio. E successivamente ci si sposterà a San Giovanni Rotondo, dove l'Audace Cerignola rimarrà fino al giorno 9. Interessante capire le valutazioni del presidente Nicola Grieco in vista di una stagione impegnativa, unitamente al tecnico Giuseppe Raffaele, riconfermato fino al 2026. Reso ufficiale il primo impegno della stagione, primo turno di Coppa Italia e eliminazione diretta, 10 agosto, esordio in trasferta a Potenza. Per il calendario del campionato bisognerà aspettare, come da prassi, a metà del mese di agosto. E veniamo brevemente ad alcuni avvenimenti sportivi che hanno tenuto banco nel fine settimana. Partendo dal tennis, il torneo maschile di Wimbledon si è concluso con la finale tra lo spagnolo Alcaraz e Nole Djokovic. Successo del giovane talento spagnolo in 3-7, particolarmente combattuta la terza partita, in cui Djokovic ha addirittura annullato 3 match point. Calcio Coppa America si è svolta nella notte negli Stati Uniti la finale tra Argentina e Colombia. Vittoria della nazionale albiceleste per 1-0 con la rete di Lautaro Martinez nei tempi supplementari e dopo che i regolamentari si erano conclusi sullo 0-0. Per quanto riguarda Lionel Messi è uscito per infortunio alla caviglia. Adesso andiamo alla cronaca, riaperta la vicenda legata a Marco Pantani e alla scusate, vi dicevo archiviato il capitolo calcio, passiamo adesso al ciclismo che è anche attinente con la cronaca. Come vedete anche dal titolo, è stata riaperta dalla Procura di Trento l'inchiesta su Marco Pantani e la sua esclusione dal Giro d'Italia del 1999.
novità importanti inerenti il caso di Marco Pantani e della sua cacciata al Giro d'Italia nel 1999. Lo ricorderete, Marco Pantani fu trovato positivo ad un controllo antidoping e da allora ci fu una serie di inchieste e giudiziarie che poi naturalmente culminarono da una parte con il decesso del campione romagnolo, dall'altra la volontà della mamma di Pantani per far sì che quella vicenda non fosse chiusa. Infatti la Procura di Trento ha riaperto le indagini, il nuovo fascicolo è stato affidato alla PM della Direzione Distrettuale Antimafia che riguarda l'ipotesi di un giro di scommesse clandestine che puntava ad evitare la vittoria di Pantani nella classifica finale. Il primo a parlare della vicenda è stato un ex boss che è stato sentito come persona informata sui fatti nel carcere di Bollate dalla stessa PM Trentina. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Sport News 24 Summer Edition. Vi ringraziamo come sempre di essere stati in nostra compagnia. Per quanto riguarda l'informazione, ci ritroviamo nel tardo pomeriggio con Stasera News. Grazie a tutti per essere stati con noi. A più tardi.